Alloggi popolari per accogliere i profughi dall'Ucraina. Il progetto di Arezzo Casa partirà nei prossimi giorni proprio da Foiano. Tre le abitazioni che saranno consegnate ad altrettante famiglie, ovviamente se ce ne sarà la necessità. Ad annunciarlo è stato Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa. Insomma, il territorio arettino è pronto ad accogliere i profughi ucraini, come conferma la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai. Ora i numeri sono bassissimi, quindi è tutto, diciamo, abbastanza ancora sotto controllo. Ci sono appunto le strutture pronte ad accoglierli. C'è una grande mobilitazione dal punto di vista della volontà appunto dei cittadini di aiutare i profughi, di accoglierli. In questo momento non sono previste però accoglienze all'interno delle famiglie, ma soltanto nelle strutture. Vedremo nelle prossime settimane appunto se il numero andrà ad aumentare. Il territorio però è molto sensibile, è molto vicino al popolo ucraino.